Buonasera dal TG6, apriamo con un'operazione dei carabinieri della compagnia di Pescara chiamata Red Coffee, dove è stata smantellata un'organizzazione italo-romena specializzata nei furti di rame. Sono stati sequestrati mezzi e capannoni per un ammontare di 800.000 euro. Paolo Renzetti. 25 ordinanze di custodia cautelare, sequestri di beni, sigilli a capannoni e ad oltre 25 mezzi tra auto, rimorchi e autotreni per un totale di 800.000 euro e sequestro di oltre 30 tonnellate di rame per un valore superiore ai 200.000 euro. Questi alcuni dei numeri dell'operazione Red Coffee portata a termine all'alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Pescara che hanno smantellato un'organizzazione italo-romena specializzata nei furti di rame. Nel corso dell'attività d'indagine sono state arrestate 18 persone colte in flagranza di reato mentre asportavano vari quantitativi di oro rosso. Abruzzo, Marche e Puglia, le regioni interessate dai furti. Al vertice della gang c'era un italiano che fungeva da deus ex machina dell'organizzazione. Abbiamo perseguito ben 5 associazioni, non erano soltanto una batteria ma erano 5 batterie che erano dedicate al furto, sicuramente del rame che faceva un po' la parte da leone, quelli che erano i loro obiettivi, ma facevano anche furti insomma nelle abitazioni, nei garage, nei negozi e quindi siamo certi di aver dato un colpo duro. Un'operazione durata oltre un anno, come è nata, diciamo, da dove è scaturito il tutto? Il tutto è scaturito da quello che è alla base di ogni cosa, il controllo del territorio. Una pattuglia del radiomobile una notte ha controllato un furgone guidato da un cittadino rumeno e nel controllarlo ha visto che era carico di rame. Da lì chiaramente il sospetto, l'arresto di questa persona, il sequestro del rame e da lì sono iniziate una serie di attività tecniche di padinamento anche sul territorio che ci hanno consentito di sviluppare questi 12 mesi di indagine. L'operazione è conclusa o ci potrebbero essere altri sviluppi? Ma al momento l'operazione è conclusa, sicuramente noi abbiamo già internazionalizzato i provvedimenti restrittivi nei confronti delle 10 persone che sono sfuggite alla cattura perché sappiamo che si sono già all'estero. Ed ora una news, il personale del Corpo Forestale dello Stato in occasione della campagna nazionale di controlli sulle olive da tavola, quella denominata olive verniciate, ha posto sotto sequestro amministrativo 23 tonnellate di olive scadute, non tracciabili e con etichette non conformi rinvenute in un'industria di trasformazione del Chietino. Durante il controllo sono stati effettuati dei campionamenti di olive già confezionate che dalle prime analisi effettuate dal laboratorio ARTA risulta avere una concentrazione doppia di solfato di rame rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia di fitofarmaci residui, dandone informativa all'ASL di Chieti. Denunciato all'autorità giudiziaria il responsabile dell'azienda per impiego fraudolento di additivi non consentiti, vendita di alimenti non genuini come genuini, detenzione per il commercio in modo doloso di sostanze destinate all'alimentazione pericolosa per la salute pubblica, è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo di 2.000 euro. E ora invece andiamo all'Aquila, dove questa notte si è registrata una scossa di magnitudo 3.2 avvenuta e avvertita distintamente da tutta la popolazione. Il servizio di Daniela Rosone. All'Aquila torna la paura per il terremoto. Ieri sera, infatti, alle 23.41, è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia una scossa di terremoto di magnitudo 3.2. Una scossa che la popolazione ha avvertito distintamente, e questo sia nella zona ovest della città che nella zona est. Tant'è che sono state diverse le telefonate registrate dal centralino dei Vigili del Fuoco, anche dopo 20 minuti dalla scossa. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone e cose. L'epicentro della scossa è stato localizzato tra le frazioni di Termine e Ripa, nel comune di Fagnano, ad una profondità di 9 km, ma come dicevamo la scossa è stata avvertita anche all'Aquila e in tutti i comuni del circondario, anche negli appartamenti del progetto Case. E come sempre accade, la scossa viaggia nel web e sui social, dove si arriva prima a volte rispetto ai siti ufficiali. Rinvenuti 4 ordigni bellici a presunto caricamento speciale, rinvenuti nel territorio del comune di Ortona, in provincia di Chieti, e verranno fatti brillare il prossimo 6 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 presso la cava Morrollo nel comune di Fossa Cesia, dagli specialisti militari in forza all'undicesimo reggimento, Genio Guastatori di Foggia, e del centro tecnico logistico Interforze NBC. Il prefetto di Chieti, Antonio Corona, ha scritto in una nota, ha disposto
imposto a partire dalle ore 8 del 6 febbraio e fino alla cessazione delle esigenze la costituzione del centro operativo misto presso la sede della stazione ferroviaria di Fossa Cesia, che opererà in stretto raccordo con il presidio costituito in prefettura per il coordinamento delle operazioni, al fine di garantire il più stretto collegamento tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate dallo svolgimento delle operazioni e a supporto delle decisioni da assumere e per definire gli interventi tecnici da adottare per quanto attiene la disciplina della circolazione veicolare e pedonale locale e lo svolgimento delle operazioni di soccorso e vigilanza da parte degli organi di polizia sotto il coordinamento della prefettura. Si torna a parlare dell'aeroporto di Pescara e dopo la decisione di Ryanair di lasciare l'aeroporto d'Abruzzo, oggi in una conferenza stampa il centrodestra ha parlato di una richiesta di consiglio regionale straordinario proprio per vedere il da farsi. Vediamo. Sospiri, il problema del giorno, diciamo della settimana, è quello relativo alla questione Ryanair, se ne parla tanto in queste ultime ore, tante questioni da risolvere. Voi avete chiesto un consiglio regionale straordinario per affrontare il problema. Ryanair ce l'ha con il governo Renzi, che gli ha aumentato le tasse aeroportuali. Ovviamente comune e regione non è che possono far finta che questo non sia il loro governo nazionale e che se Ryanair va via dall'aeroporto d'Abruzzo chiuderà l'aeroporto d'Abruzzo, perché nessun vettore europeo riesce a garantire 250.000-300.000 passeggeri. Ora, io non comprendo perché questa regione trova i soldi per finanziare Abruzzo Engineering, 10 milioni di euro, trova i soldi per garantire un ristoro di un ingiusto taglio alla sanità privata per 10 milioni di euro, invece non si possono investire 5 milioni di euro, superando alcune impugnative della Commissione europea, per una infrastruttura che crea una ricaduta di 250 milioni di euro, che causerà un problema lavorativo ad oltre 300-400 persone e che sarà una tomba per il turismo abruzzese. Ryanair deve rimanere all'aeroporto d'Abruzzo, altrimenti è meglio che D'Alfonso e Alessandrini se ne vadano da questa regione. Quale potrebbe essere, diciamo, la via d'uscita? Si intavola una trattativa che da qui agli 8 mesi, quando scadranno, diciamo, le linee già in prenotazione, non deve portare allo smantellamento della base Ryanair. Ovviamente Ryanair è qui come in tutta Europa perché c'è una contribuzione ai voli che mette a disposizione. Questo è possibile già fino a una cifra di 2 milioni e mezzo di euro per la Comunità Europea, c'è un delta di differenze e vanno trovate le soluzioni legittime affinché questo avvenga. E ancora sul caso dell'aeroporto e di Ryanair sono intervenuti in questo caso Gianni Melilla e Piras di Sinistra Ecologia Libertà e anche della Sinistra Italiana, e hanno detto: la decisione di Ryanair di chiudere le basi di Alghero e Pescara, nonché l'aeroporto di Crotone, rischia di determinare un pesante contraccolpo su economie locali già particolarmente fragili, rispetto alle quali i servizi della compagnia low cost irlandese hanno rappresentato una boccata di ossigeno e un importante fonte di reddito diretto e indiretto. E questo è quanto rilevano Gianni Melilla e Michele Piras, deputati di Sinistra Italiana e SEL, in un'interrogazione a risposta in commissione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Crediamo, hanno affermato i parlamentari, che il governo debba riconsiderare, almeno per questi territori, e considerare le specificità dei contesti locali, la decisione di incrementare la tassa aeroportuale in maniera tale da riaprire una partita che non si può chiudere così, se non al prezzo di drammatici costi sociali. Ad intervenire anche noi con Salvini con un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo di intervenire anche per contenere le inevitabili ricadute economiche negative sull'Abruzzo. È stata annunciata il senatore Paolo Arrigoni, responsabile di Noi con Salvini Abruzzo, dopo che la società irlandese ha ufficializzato la decisione di chiudere le basi di Alghero e Pescara e di Crotone, e con la cancellazione di 16 rotte italiane. Soldi pubblici impiegati negli anni per finanziare le molteplici ricapitalizzazioni e piani marketing della saga sono stati destinati in realtà per finanziare le compagnie aeree a scegliere il nostro aeroporto, falsando il mercato. La politica avrebbe invece dovuto impiegare le risorse in opere di ampliamento e di ammodernamento dello scalo per rendere l'aeroporto di Pescara realmente competitivo e fruibile.
Ora cambiamo argomento, il Partito Democratico Aquilano e Provinciale si spacca sulla scelta del manager. No alle guerre di campanile, a dirlo è il sindaco Cialente, Forza Italia lo attacca e chiede le dimissioni, vediamo. Ormai è scontro all'Aquila sulla nomina del nuovo manager della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, una contrapposizione che in primis sta spaccando il PD aquilano e provinciale. C'è chi preme infatti per un manager esterno e chi invece, tra questi il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci, per la scelta di un aquilano. La decisione finale spetterà alla giunta regionale che entro fine febbraio, lo ricordiamo, dovrà sciogliere il nodo. Ad oggi infatti, dopo le dimissioni dell'ex manager Giancarlo Silveri, i poteri sono esercitati dal direttore sanitario Maria Teresa Colizza. In tutto questo il sindaco Cialente e la senatrice Pezzopane sono orientati sulla scelta di un esterno. In tutto questo ancora Avezzano e Sulmona vogliono partecipare alla scelta. Impazza ovviamente il Toto Nomi. In pole position spunta Antonello Maraldo, attuale direttore provinciale INAIL di Teramo L'Aquila, ma ben informati parlano anche di Sabrina Cicogna, primario del reparto di cardiologia del nosocomio aquilano, e ancora Silvia Cavalli, direttore amministrativo dell'ASL provinciale, e ancora si fa il nome di Alessandro Grimaldi, sembrerebbe questo il preferito da Pietrucci, primario di malattie infettive. Il sindaco Massimo Cialente ha polemizzato con il capogruppo di Forza Italia Guido Liris, che spinge per una candidatura aquilana, come è noto. Cialente ha spiegato che non ha senso fare guerre di campanile, ma Liris non molla e oggi affonda di nuovo. Non staremo a guardare, dice diretto al primo cittadino. Non vuole un medico alla guida della ASL? Si dimetta subito allora. Pochi giorni fa la conferenza stampa del governatore Luciano D'Alfonso per parlare del risanamento dell'agroalimentare e subito arriva la risposta dei consiglieri di Forza Italia che contestano le dichiarazioni. Vediamo. Febbo, la regione parla di risanamento per quanto concerne il centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti. Voi non siete dello stesso avviso, perché? Ma credo che in questa regione da un po' di tempo si raccontano le favole, tante favole ripetute più volte, ma credo che la gente oramai cominci a capire. Ci spiace dover smentire ciò che ci ha detto il Presidente D'Alfonso, perché speravamo che in questi 2 anni si risolvesse il problema del mercato ortofrutticolo, perché è un bene che ha la Regione Abruzzo, che la Regione Abruzzo non può perdere, ed era un percorso che avevamo iniziato e si poteva facilmente concludere. Mi sembra che in questo caso si sta solamente affossando il mercato agroalimentare, perché l'unica operazione che è stata fatta è quella di assorbire una ditta che ha ben 7 dipendenti e che faceva un certo tipo di servizi all'interno del mercato. Quindi si è aggravato il conto economico, si è appesantito il conto economico dell'agroalimentare, peraltro senza capire che lì la voce fortemente negativa dell'agroalimentare è costituita solamente, soprattutto dal patrimonio che deve essere portato in ammortamento sul bilancio e porta sempre ad una perdita. Su questo bisognava concentrarsi e trovare la soluzione, che era facilissima, quella di riacquistare le quote a costo zero, chiaramente, perché doveva essere forza zero, le quote degli altri enti che partecipano. Risolto quel problema, l'agroalimentare può decollare. Qualcuno invece ha preferito fare un'altra strada, vedremo a dove porterà quest'altra strada. 17 sindaci bocciano la variante sulla A25. Si tratta di Sulmona, Prato La Peligna, Raiano, Corfinio, Roccasale, Prezza, Vittorito, Canzano, Pacentro, Campo di Giove, Pettorano sul Gizio, Bugnara, Introdacqua, Cuculo, Anversa, degli Abruzzi, Villalago e Scanno. E i sindaci, nel ritenere il progetto di variante autostradale della A25 presentato dalla società Strada dei Parchi S.P.A. dannoso per l'ambiente e per il progresso sociale ed economico del territorio, che già versa in una grave crisi, hanno convenuto che entro il 15 febbraio riuniranno i consigli comunali, che verranno chiamati ad adottare una delibera di contrarietà al progetto di variante. Con la delibera i 17 comunali faranno formale richiesta al Presidente della Regione di attivare una conferenza dei sindaci che consenta agli stessi di partecipare al processo di rilascio dei pareri che la Regione Abruzzo e il Ministero si apprestano a rilasciare sulla proposta avanzata dalla società concessionaria. La regione Abruzzo sta per dotarsi di una rete di fibra ottica per la banda ultralarga in oltre 90 comuni e saranno 70 i milioni di euro a disposizione del progetto. Alfredo Primante.
Prende corpo il progetto di digitalizzazione della regione Abruzzo attraverso l'installazione in 93 comuni della fibra ottica che consentirà l'accesso alle imprese e alle famiglie abruzzesi alla banda ultralarga, superando il cosiddetto divario digitale. Una connessione fino a 100 megabit resa possibile grazie a 70 milioni di euro stanziati dal CIPE, e a realizzare l'opera sarà la Infratel. Sì, finalmente anche in Abruzzo arriverà la fibra ottica di proprietà pubblica, di proprietà regionale, che consentirà agli operatori di telecomunicazione di offrire servizi a banda ultralarga dai 30 megabit fino a 100 megabit a tutti i cittadini abruzzesi di questi 92 comuni. C'è una seconda fase che comprenderà ulteriori 34 comuni e infine, con lo stanziamento di cui ha dichiarato prima il Presidente, si completerà per tutti i comuni abruzzesi il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea di avere un servizio a 30 megabit per tutti i cittadini abruzzesi. Si realizza quello che il vecchio legislatore chiamava l'esecuzione a regola d'arte, ci sono tutti gli ingredienti e soprattutto c'è un estremo bisogno di questo tipo di investimento. Se c'è, come si è messo per iscritto, questo straordinario atteggiamento collaborativo, noi in breve tempo daremo a imprese, persone e territori la connettività. Intanto l'opposizione apre una guerra di cifre sul progetto. Secondo Forza Italia i fondi sono un bluff perché 25 milioni tolti all'agricoltura nel 2014 non sarebbero più a disposizione della regione. Il nuovo impianto che ospiterà l'Aquila Calcio non potrà essere inaugurato prima della fine del campionato. I tifosi rosso-blu sono contrariati, mentre il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, spiega che non è possibile eludere i tempi e la burocrazia. E nel servizio c'è anche l'intervista esclusiva al primo cittadino di Gianmarco Menga. Com'è possibile risanare la ferita che c'è comunque anche nei confronti dei tifosi? Anche perché Io non ho ferite nei confronti dei tifosi. Dopo 30 anni ho messo le mani su questo stadio. Ci sono stati tutta una serie di interventi per cui stiamo spendendo il Dio per rimetterlo a posto. Io, i tempi sono questi. Se fossero tifosi un altro clima di tifoseria in Italia, forse non servirebbero 100 telecamere. Mettere 100 telecamere, parcheggi per gli ospiti, cosa... Questo è il mondo del calcio. È gelo totale tra la tifoseria dell'Aquila Calcio e gli addetti al comune sulla data di apertura dell'impianto di Acquasanta, che non riuscirà ad essere inaugurato prima della fine del campionato. Rimarrà quindi un sogno poter conquistare la salvezza nel nuovo stadio senza barriere. A causa delle tempistiche burocratiche sull'affidamento dei lavori del sistema di videosorveglianza, tra accertamenti, affidamento definitivo, controlli e collaudi, non si farà in tempo ad aprire lo stadio prima di maggio. Una grande delusione per i tifosi rossoblù, che dovranno così attendere la prossima stagione, che hanno manifestato la loro delusione fuori la sede comunale con striscioni e un blitz nelle aule dove stava avvenendo l'incontro tra sindaco e società. Però assicura per il prossimo campionato, perché non ci saranno deroghe per il fattori e l'Aquila non si vorrebbe riscrivere in Lega Pro. Scusate, sì, a meno che non esca un'altra legge che prevede che i parcheggi devono essere fatti con le barricate, eccetera, eccetera. Ormai noi non stiamo parlando di un campo di calcio. Parliamo di campi di guerra, vogliamo dircelo o meno? In particolare il nodo dell'ennesimo ritardo riguarda l'affidamento provvisorio dei lavori per il sistema di videosorveglianza che era stato assegnato il 13 gennaio. La prefettura sta effettuando i dovuti accertamenti e entro il 22 febbraio verrà effettuato l'affidamento definitivo. Da lì dovranno passare altri 35 giorni prima della stesura del contratto con la ditta vincitrice dell'appalto. Solo allora potranno partire realmente lavori per 30 giorni. Tra collaudi e controlli si arriverà quindi a giugno. Il supporter trust e la tifoseria organizzata avevano chiesto di accelerare i tempi sull'affidamento definitivo, così da guadagnare giorni preziosi in attesa degli accertamenti della prefettura, ma nulla da fare. I tempi sono questi, mettere le telecamere saranno 20 giorni di lavoro, mettere i seggiolini sono una settimana, il tempo per farlo sono mesi e mesi. Io, se anziché a novembre mi avessero detto queste cose del parcheggio, se io l'avessi saputo a gennaio l'anno scorso, forse saremmo accelerati.
È crisi per il sindacato dei giornalisti abruzzesi che in una nota diffondono che l'assemblea del sindacato nella seduta del 21 dicembre 2015 ha preso atto delle risultanze del bilancio consuntivo 2014 e preventivo del 2015 registrando forti criticità sulla gestione economica. Un'attenta analisi dei costi correnti e strutturali e il trend di continua riduzione delle entrate hanno convinto il direttivo a predisporre una serie di iniziative con l'obiettivo di riportare il bilancio in pareggio e razionalizzare e migliorare il funzionamento del sindacato, dalla digitalizzazione della documentazione per un'archiviazione tracciabile e trasparente ad una diversa e più funzionale erogazione dei servizi. Nella seduta del 3 febbraio il direttivo ha dato mandato alla segreteria di porre in essere ogni utile azione per mettere in sicurezza il sindacato, procedendo nelle misure proposte. Il direttivo inoltre ha deciso di riconvocarsi entro 30 giorni per dare il via al piano di riduzione dei costi contestualmente a quello per la riorganizzazione dei servizi. Ora apriamo la pagina dello sport e apriamo con le designazioni degli arbitri per la Serie B. Per Salernitana-Pescara sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna, gli assistenti Avellano e Raspollini e il quarto uomo Sacchi, mentre per Vicenza-Lanciano sarà arbitrata da Antonio Rapuano di Rimini e gli assistenti Gori e Rocca e il quarto uomo Massimi. Ora invece parliamo di Pescara Calcio, perché questa mattina c'è stata la presentazione dei neo acquisti bianco-azzurri. Per il giocatore scuola Juventus Pasquato si tratta di un ritorno fortemente voluto. Ascoltiamo. Pasquato, un gradito ritorno a Pescara. Volevi fortemente tornare in Abruzzo, ti voleva fortemente il tecnico Massimo Oddo, meglio di così non poteva andare. Sì, dai, è combaciato tutto alla perfezione, sono veramente veramente contento. È una cosa che desideravo tanto a giugno e che ho sempre sperato, ecco, succedesse poi anche a gennaio. Sono convinto di poter far bene, anche perché ho visto il Pescara giocare quest'anno, veramente sta facendo cose straordinarie. Arriva in un gruppo fantastico, in questi due giorni ho avuto la possibilità di allenarmi con loro, di stare con loro, e posso dire che è un grandissimo gruppo e dove bisogna correre come stanno facendo in questi allenamenti che sono durissimi, però dai, arrivo in un grande gruppo e spero di dare una mano. Non ho nessunissimo problema a mettermi in gioco e a portare la mia magari esperienza e dare una mano, ecco, soprattutto al gruppo, ma come ho detto prima è un gruppo forte, è un gruppo che comunque anche quando ero a Genova vedendolo fuori, come ho detto, vedi anche nell'esultanza tutto il gruppo che esulta, anche la panchina, e questo è molto importante per un gruppo, e io mi metto, entro in punta di piedi in un gruppo molto coeso e compatto, come si vede e come ho potuto verificare in questi 2 o 3 giorni, e poi le scelte le fa il mister, nel senso, io mi cerco sempre di dare il massimo per tutte le squadre che ho giocato e ogni allenamento, e cerco, ecco, di essere a disposizione del mister. Poi è ovvio che si va in 11 in campo, nel senso, siamo in 25 e vorremmo giocare tutti, però la cosa fondamentale è che si remi tutti dalla stessa parte per l'obiettivo che penso che sia di tutti, ecco. Lega Pro ieri ha ufficializzato il posticipo del match di Coppa Italia tra Siena e Teramo, che si giocherà allo stadio Artemio Franchi giovedì 11 febbraio alle ore 15 anziché mercoledì 10. E intanto la squadra biancorossa continua a preparare la partita di dopo domani a Savona, e sul momento del Teramo abbiamo ascoltato Neville Caidi. Vediamo. La classifica è importante relativamente, perché noi dobbiamo guardare partita dopo partita senza porci limiti, perché siamo in una posizione che ovviamente dobbiamo guardarci alle spalle, però, cioè, mi piace guardare anche davanti, quindi dobbiamo cercare di guardare partita dopo partita senza andare oltre la partita di sabato, ecco. Ci ho pensato senza dubbio a questa partita, perché sarà una cosa particolare. Non so cosa mi verrà in mente quando arriverò lì, però è sicuramente un ricordo indimenticabile, e niente, quindi, però ormai è passato e niente, dobbiamo pensare a sabato come se fosse una partita come le altre, ecco. È una squadra in forma, è una squadra che nelle ultime giornate sta facendo ottimi risultati, si è rinforzata, e quindi è una squadra molto temibile, e niente, noi dobbiamo prepararci bene
perché al di là del qualunque avversario affronti, dal Pisa abbiamo visto fino al Savona, sono squadre tutte organizzate che si difendono benissimo e quindi dipende da noi, ecco. Sono arrivati giocatori importanti come Forte, Cruciani, poi anche un ragazzo nuovo che ancora non abbiamo conosciuto, però penso che la società sa fare bene il proprio mestiere, quello non tocca mai giudicarlo. Io sono contento dei ragazzi che sono arrivati perché sono ragazzi che ci hanno dato tanto entusiasmo e ci hanno dato quella spinta in più mentale che ci mancava magari, perché loro vengono da fuori, quindi sono arrivati veramente carichi e ci hanno dato una grossa mano in queste partite. Umberto Marino è il nuovo allenatore del Chieti Calcio, ex attaccante della Triestina, Avellino e Fermana. È stato il vice di Vogliaconi nel Frosinone, l'Ascoli, Cremonese, Regina, Triestina e Carrarese fino al Brescia. Lo scorso anno in Serie B e oggi c'è stata la presentazione davanti ai tifosi. Vediamo. Ho trovato la squadra come una squadra quando perde tre partite di fila, sicuramente i ragazzi sono abbattuti, però sono vogliosi di recuperare, c'hanno anche tutte le qualità, questa squadra c'ha tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione un po' così. E noi, il compito mio e del nostro staff è quello proprio di cercare di indicargli la strada meno impervia, lo stiamo facendo, i ragazzi stanno rispondendo alle sollecitazioni, speriamo di poi di capirci il prima possibile, perché poi tempo non ce n'è così tanto. È una squadra che, come penso la maggior parte delle squadre di questo girone, ha dei pregi e dei difetti. Noi dobbiamo cercare di esaltare i pregi e di nascondere il più possibile i difetti, però io non penso che, perché da come parla la classifica, sono da 35 in giù, sono le squadre, secondo me sono molto simili, magari le prime tre hanno qualcosa in più, ma secondo me hanno proprio qualcosa in più sul piano della mentalità, ed è questo che dobbiamo trasferire ai ragazzi, e è su questo punto che bisogna capirsi prima possibile. È una partita dura perché è una squadra che sta sotto di noi, viene da una vittoria, dobbiamo in tutti i modi andare a fare punti, non ci sono altre vie, dobbiamo andare a Castelfidardo, fare una grande partita sul piano della voglia, cioè quella, l'unica cosa che non dobbiamo sbagliare, la voglia, l'applicazione a tutte le cose che si dicono, di lottare su tutti i palloni. I tifosi prometto solo il massimo impegno e spero di dargli una squadra di grandi lottatori, poi dopo piano piano cercheremo di fare anche qualcosa di buono anche sul piano del gioco, però il tifoso ti perdona tutto, ma che tu non finisca la partita con la maglietta da mettere in lavatrice e che tu dia il massimo e lasci il cuore in campo. Ed ora passiamo al ciclismo e agli sgoccioli. Il ritiro a San Vito Chietino del team Colpack, una delle principali squadre italiane a livello dilettanti. Il noto ex ciclista abruzzese Leonardo Bevilacqua è da quest'anno il direttore sportivo ed entra nello staff nel quale da anni lavora il fratello Antonio, team manager. Lo ascoltiamo ai microfoni di Andrea Costantini. Leonardo Bevilacqua a San Vito Chietino per fare un po' gli onori di casa, per accogliere la Colpa, che ormai sono già circa 10 giorni che è qui, per preparare una stagione come sempre interessante, con tanti prodotti da lanciare al ciclismo che conta. Sì, hanno trovato un bel tempo, si sono potuti allenare tutti i giorni, si trovano bene in questa zona, le strade sono libere e riescono a allenarsi molto bene.
Ecco, quanto è importante coltivare questi talenti e quanto è importante il lavoro di squadre come la Colpac, che un po' rappresenta l'elite nel campo del dilettantismo? Ma noi siamo abruzzesi, per noi è molto importante, perché questo darà una certa linea, anche una speranza ai corridori abruzzesi, che avranno le qualità per entrare in questa squadra. Lo scorso anno, se non ricordo male, è passato anche Ciccone, che è un prodotto dell'Abruzzo e che ora ha la nuova strada del professionismo. Sì, Ciccone è stato 2 anni con la Colpac, praticamente si è messo in luce, e certo per noi che siamo abruzzesi è un grosso onore. Speriamo che lui possa confermare le sue qualità. Poi noi, con l'unione che abbiamo fatto con la Lampre, praticamente nel 2017 saremo il vivaio della Lampre, speriamo che Ciccone si mette in luce, così potrà passare a una squadra Pro Tour. Il TG6 finisce qui, il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.